Inter, lo status è cambiato. Ora sono i calciatori a scegliere l'Inter. L'appeal dell'Inter è in continua crescita ed espansione grazie ai risultati sportivi sul campo e quelli legati al brand. Adesso infatti lo status è cambiato. Sono i calciatori di tutta Europa a volere i nerazzurri e da questo calciomercato abbiamo gli esempi lampanti di Thuram, Frattesi e Lukaku. Sono ormai molti anni che l'Inter è costretta a portare avanti un modello di autosostenibilità da attuare in particolar modo sul calciomercato. I paletti imposti dal fair play finanziario e la grave crisi economica dovuta alla pandemia ha relegato i nerazzurri a non avere altre scelte e operare in questo modo. Nonostante questo, con il passare degli anni, l'Inter sta avendo dei grandi miglioramenti sia a livello di sport che di business. Il brand si sta espandendo progressivamente in tutte le aree del mondo, soprattutto grazie all'exploit degli ultimi anni in termini di risultati e trofei sul campo, che inevitabilmente attirano un pubblico maggiore. Dopo il periodo buio post-triplete del 2010, protrattosi fin troppo a lungo, l'Inter è risorta dalle ceneri, prima con Spalletti che l'ha riportata in Champions League, poi con Conte che ha vinto lo scudetto, ed ora con Inzaghi. Il tecnico interista ha confermato e dato continuità al lavoro dei suoi predecessori conquistando 4 trofei in 2 anni, e fermandosi a un passo dal sogno della Coppa Campioni. Di conseguenza l'Inter si è riaffermata tra le big della Serie A ed è considerata da molti la squadra più attrezzata del nostro campionato. La prossima stagione sarà il banco di prova definitivo per capire se l'Inter potrà essere menzionata anche tra le squadre più forti d'Europa. La potenza economica rispetto agli altri club è nettamente minore, ma i nerazzurri possono contare su un grande apparato dirigenziale. La coppia mercato formata da Marotta e Ausilio è il vero fiore all'occhiello del club e nonostante la limitata possibilità di movimento, sono riusciti a rinforzare sempre di più la rosa, accontentando le richieste dei vari allenatori.